Amici di Cape Town Music, buonasera, ben ritrovati al solito appuntamento Cape Town Bellezza. Ringrazio sempre Charmen Beauty che ci ospita ogni settimana e ogni settimana ci fa vedere come e quando si deve curare la bellezza, il corpo umano. Questo mese di aprile è dolce dormire, aprile è il mese dei sogni, però è anche un mese dove sia l'uomo che la donna cominciano a prepararsi per l'estate. E noi cominciamo proprio con questa puntata con Salvatore che si è prestato come ospite, prima però salutando Maddalena Chianese. Buonasera Maddalena. Buonasera a tutti. Allora, Salvatore, grazie per la tua presenza qui questa sera. Lui è Salvatore Spinosa, insomma è inutile nasconderlo. E siccome ha tantissime impurità al viso, Maddalena ha pensato bene di creargli una black mask. Maddalena, ma questa è una maschera che, cioè, resta una maschera fissa? Vuoi coprire Salvatore o serve proprio a un qualcosa di particolare? Allora, la black mask è una maschera per le impurità. Di solito noi la vediamo nelle pubblicità facendo un semplice peeling e mettendola a lasciarla in posa 30 minuti. Invece non funziona così, perché toglie molto superficialmente così le impurità. Noi invece la integriamo nella pulizia del viso. Facciamo una buona detersione, un peeling, mettiamo il viso sotto vapore per 10 minuti. Dopo messo sotto vapore 10 minuti, applichiamo invece di una maschera e di fare la strizzatura, applichiamo la black mask, la lasciamo in posa 30 minuti e asciugandosi la black mask penetra leggermente nel poro che comunque si è dilatato, e quindi quando il poro si va a chiudere rimane leggermente la black mask all'interno. Quindi dopo i 30 minuti che si va ad essiccare, che la togliamo come una pellicola, viene automaticamente anche il punto nero e le altre impurità che abbiamo in superficie. Quindi, se ho capito bene, si evitano quelle pressioni con le dita, insomma quella cosa atroce che si evita la strizzatura. Perfetto. Allora, adesso tu cosa hai fatto? Hai messo questo liquido? Sì, allora noi adesso abbiamo fatto un peeling, una detersione, abbiamo messo il sotto vapore il viso per 10 minuti e mettiamo la black mask. Ora la lasciamo in posa 30 minuti e vedremo, la lasciamo in posa e quindi dopo vediamo come toglierla. Allora, finalmente abbiamo ritrovato, anzi abbiamo svegliato Salvatore che stava riposando, però guardate questo gel come è diventato. Allora, è diventata una pellicola, noi adesso la stiamo togliendo. Ok, l'abbiamo tolta e vediamo letteralmente, non penso che si vede dalla telecamera, comunque un po' di impurità leggermente, perché comunque non abbiamo una pelle con acne qui, ma abbiamo solo un po' una pelle leggermente trascurata. E in effetti non si vede da casa, però si può notare una cosa: il viso che è molto molto più chiaro, quindi sì, molto più chiaro, molto più liscio, molto più idratato. Quindi black mask da consigliare quando? Allora, anche una volta al mese, perché è un ottimo peeling. E noi l'abbiamo fatta adesso su Salvatore, però ha una barba lunga, quindi sulla barba, sulle sopracciglia non può essere messa, perché logicamente tira anche i peli. Nell'uomo logicamente la possiamo fare quando dovrebbe fare la barba il giorno dopo, ma in giornata la barba, perché comunque si può irritare la pelle. Amici che state guardando in questo momento Cape Town Bellezza, allora ascoltate i consigli di Maddalena Chianese che fanno sempre bene. Mai associare black mask con barba, perché potrebbero esserci dei problemi. Adesso poi idratiamo con della crema normale? Sì, della crema idratante, della pelle normalizzante, dipende sempre dal tipo di pelle. L'importante è non fare un baffetto e una sopracciglia, o anche a questo punto la barba, prima di fare la maschera, al limite si fa dopo. Dopo questi consigli, noi dal centro estetico Charmen Beauty Mondragone, viale Regina Margherita numero 183 Charmen Beauty. Ce la farò prima o poi. Da Mino Monelli, Maddalena Chianese e da Salvatore, che ormai si è ripreso totalmente, alla prossima puntata.